Quindi in questo Power Hour parliamo di superare i blocchi. Superare i blocchi. Come superare i blocchi che hai creato nella tua mente sin dall'adolescenza. Quindi cosa succede? Succede che quando sei adolescente inizi a creare la tua realtà. Ho preparato un video in questo Power Hour in cui ero dal vivo a Roma in uno dei miei eventi e parlavo proprio di questo. Parlavo del fatto che molti di noi hanno stimato l'80% delle persone non è soddisfatta del lavoro che fa, non è soddisfatta della vita che sta conducendo e comunque in qualche modo non riesce a liberarsi e non riesce a migliorare la propria situazione. Io ero nella tua posizione 9 anni fa, quando avevo solo 21 anni, ero un giovane che ha lasciato tutto, è andato a vivere negli Stati Uniti per giocarsi le sue carte professionali e imprenditoriali e oggi aiuto migliaia di persone a ritrovare quella forza interiore e soprattutto gli do gli strumenti pratici digitali per fare risultati concreti. Se sei uno dei miei studenti, fammi sapere qui nei commenti. Commenta e fammi sapere qual è stato il cambio che hai ricevuto seguendo i miei contenuti, soprattutto ultimamente anche quelli ufficiali del corso Authority, che stanno dando veramente grandi risultati. Allora, andiamo a parlare, e ho già preparato qualcosa di veramente importante. Cosa succede dai 16 anni in poi? Ma Fabio, i blocchi, i traumi, io ho studiato, avvengono anche quando sei piccolo, 3-4 anni. Sì, ok, lo so. So benissimo di cosa parli. Io ho un sogno ricorrente che ogni notte sogno il bullo che alle elementari mi prendeva in giro, quindi so di cosa parli, ma tuttavia io credo che quel tipo di blocchi non ti stiano impedendo oggi di diventare una persona orgogliosa di sé, ok? Non parlo più di successo, di fare soldi, fatturato, questo è uno degli aspetti del successo, ma se sei una persona triste da sola che fa un sacco di soldi, alla fine non sei una persona di successo, perché alla fine cosa te ne fai dei soldi se sei solo come un cane? Non te ne fai niente, quindi andare all in, andare compromessi in tutti gli aspetti della tua vita è veramente importante. E voglio partire da quando hai 16 anni. Perché 16 anni? Perché sono un paio d'anni, se non sei stato troncato prima, che sei al liceo, alle scuole superiori, e sono un paio d'anni che frequenti un certo tipo di persone. Ok? Di solito a quell'età inizi a frequentare le persone più simili a te. Ok? Fammi sapere nei commenti se sei d'accordo. All'età di 16 anni hai iniziato a frequentare le persone che avevano la tua passione? Io non ho mai visto un bambino di 10 anni frequentare la gente perché decide chi frequentare, no, se li trova in classe e purtroppo a volte ci sono delle amicizie che gli rovinano la vita. Grazie a quei blocchi io sono diventata quella che sono, dice Rina. Sono diventato Fabio dipendente, dice Giovanni. Allora... andiamo a capire perché ho deciso di dirti 16 anni. Allora, 16 anni succede che tu frequenti persone, tu decidi chi frequentare, quelle persone iniziano a creare un'immagine di te e se tu non sei il leader del gruppo, quell'immagine inizia a subire attacchi all'autostima, ok? Quindi quello che succede è che dopo decidi come pensi, decidi chi sei e molte volte ti fai anche influenzare sul dove andrai dopo, cioè su che carriera lavorativa fare, sempre attaccato o attaccata a quel gruppo, a quella tribù di persone che in qualche modo ti danno delle sicurezze, che in qualche modo ti fanno sentire adeguato oppure comunque accettabile. Sbaglio? C'è stato qualcuno che ha influenzato le scelte tra i 16 e i 18 anni, perché poi scegli l'università se vai all'università o comunque entri nel mondo del lavoro se non credi abbastanza nelle tue capacità e inizi a fare un percorso che ti ingabbia in una realtà, ok? Questi sono discorsi molto profondi sui quali ho costruito un libro che è uscito nel 2015, se non l'hai mai letto si chiama Teoria delle Dimensioni, è una teoria sul fatto che le persone creano una realtà e si ingabbiano nella propria realtà autovincolandosi in un'immagine personale dalla quale non riescono più a uscire, qualcosa di veramente reale che nessuno ha mai analizzato. Ho voluto crearci un libro che è stato letto da centinaia di persone e non ho ancora visto un feedback negativo, quindi lo puoi trovare su Amazon, mi fa piacere se lo leggi. Cosa succede? Succede che
Cos'è l'autostima? L'autostima è la creazione dell'immagine personale in quegli anni. La creazione della tua immagine personale definisce la tua autostima. La tua autostima definisce quanto in futuro oserai credere di essere destinato a grandi cose piuttosto che accontentarti ed adagiarti sulla mediocrità che ormai pervade migliaia e migliaia, se non milioni di persone in tutto il mondo. L'economia è cambiata e quindi le persone iniziano ad avere qualche scossa forte, scossa elettrica dovuta all'economia, ma alla fine l'immagine personale che tu costruisci tra i 16 e i 25 anni influenzerà il tuo futuro. E se non reagisci in questo spazio di tempo, dopo è difficile, e magari questo video, se sei più vecchio di 25 anni, se sei più una persona magari adulta che ha avuto tante batoste, può aiutarti a tornare indietro, ricostruire la tua immagine personale, come ho fatto io d'altronde. Io sono partito nel 2010, sono scappato perché studiavo una cosa che mi faceva schifo, non sapevo cosa fare nella vita, mi imponevano, mi dicevano devi scegliere, guardavo la gente che aveva scelto la facoltà di giurisprudenza, la facoltà di ingegneria, avevano le idee chiare e io ero un perso nella vita. Oggi quelle persone, ho scoperto, molte di loro che hanno scelto quel percorso per pressioni sociali, per mantenere l'attaccamento al gruppo, per farsi proteggere dalle delusioni. Ed è per questo che io a 21 anni ho deciso di staccarmi da questo circolo malato e ho deciso di riscrivere il modo in cui mi vedevo. Perché se tu mi conoscevi nel 2009, ti posso assicurare che non ero nulla di lontanamente simile a oggi, a quello che sono oggi. Quindi è importante capire che ai 25 anni, se fai l'università, oppure ai 23, 22, 18, quello che è, entri in un'urgenza economica che ti fotte la vita. L'urgenza economica ti frega la vita, perché tu hai speso anni della tua vita facendo un percorso che magari non ti piace per seguire il gruppo e ti trovi nel momento della verità. Quando il mercato e la realtà, la società, inizia a premiarti economicamente per quanto valore dai. E quindi inizia un circolo vizioso che ti porta a perdere quell'autostima, quel minimo di autostima che ti era rimasta, a meno che non reagisci, oppure sei il leader di un gruppo. Ci sono persone che tra i 16 e i 25 anni crescono tantissimo, sono leader del loro gruppo, prendono una strada, ispirano magari altri a seguirlo. Ma in realtà queste altre persone lo stanno facendo solo perché sono pecore e seguono questo leader, e questo leader ha successo. Uno di questi è un mio amico che vive qua a Dubai, dall'altra parte della strada, è un ingegnere, e questa persona era sempre stato un leader, sapeva già da quando aveva 15 anni, 16 anni che sarebbe diventato un ingegnere di fama mondiale, e quindi ce l'ha fatta. Altre persone che hanno seguito i suoi passi solo perché lui era il leader oggi non trovano lavoro. Quindi per farti capire esattamente del perché questo argomento è importante. Perché l'urgenza economica è la prima urgenza che ti invade, ti pervade e ti mette con le spalle al muro. Fammi sapere nei commenti se hai percepito questo cambiamento quantico, questo cambiamento che ti ha portato dall'essere una persona tranquilla con gli amici di sempre a una persona che si preoccupa realmente del proprio futuro. Una persona che in qualche modo ha capito di non aver mai pensato realmente a cosa fare nella vita e si è lasciato influenzare dalle opinioni altrui, da quello che pensavano gli altri, che alla fine si è rivelato un'illusione e ti ha portato ad avere un'autostima sotto i tacchi ed oggi non ci vuoi più provare. Fammi sapere nei commenti, perché questo argomento, allora, devi sapere la verità. Quando io vado in diretta nel Power Hour parlo sempre di argomenti che uno ho vissuto, due ho avuto risultati, tre non preparo mai le dirette. Oggi ho voluto preparare questa diretta perché questo argomento è delicato e determina molte volte persone che vivono il proprio potenziale, realizzano i propri obiettivi, altre persone che proprio sembra che non ce la possano fare, ma tu da fuori vedi in loro il talento, ma queste persone non lo vedono e rifiutano e non ce la fanno a credere in se stesse. Quindi ho voluto anche dedicare a queste persone questa diretta, in modo che tu possa davvero prenderne spunto e capire che
È importante questo argomento, è importantissimo, voglio che tu lo assorba per bene. Fammi sapere, quindi, sei mai entrato nell'urgenza economica? Cioè di quando tu magari esci dal mondo dei sogni, uscendo con i tuoi amici, eccetera, eccetera, e ti trovi davanti al devo trovare un lavoro, devo crearmi una vita e cazzo non si fa una lira nel mercato, pagano pochissimo, il mio stile di vita non è più lo stesso di quando ricevevo soldi da una fonte esterna e quindi sono in difficoltà. Ti è mai capitato? Anche 30 anni fa, voglio sapere la tua opinione e la tua sensazione in quel momento. Qui c'è una grande esperta di sbloccare il potenziale delle persone, Noemi Fiorentino, che saluto in diretta, psicologa veramente di altissimo livello. Lei si occupa proprio di questo, di sbloccare la cosa che blocca le persone, l'elemento che può essere l'autostima, che può essere il giudizio altrui, che può essere il fatto che le persone ti hanno già categorizzato come un certo tipo di individuo e tu non riesci più ad uscire da quella categoria. Io nel mio gruppo di amici ero il nerd sfigato, senza donne, con pochi amici, l'ultima ruota del carro, fallito nello sport, fallito negli studi. Quindi com'è possibile che oggi io abbia un'azienda che fattura milioni, abbia uno stile di vita fuori di testa e ispiri migliaia di imprenditori a non tirare giù la saracinesca e a ritirarla su? Proprio per gli elementi che ti andrò a spiegare nel dopo. Cioè, cosa succede dopo? Ok? Cosa succede dopo quando realizzi che il problema è l'immagine personale e come ti stai vedendo tu e quanto ti fai influenzare dall'esterno? Vediamo un po', vediamo un po'. Si sente da Dio. Mi ritrovo adesso in questa situazione, assolutamente insoddisfatta. Sto studiando con voi proprio per uscirne. Quindi Katia dice: Fabio, sono una tua studentessa perché tu mi hai dimostrato che l'hai fatto. Perché io dico sempre che sono il punto di riferimento per gli imprenditori, i professionisti che vogliono di più. E se sei un dipendente in questo momento, ricordati che ci sono due categorie dei dipendenti. Il dipendente che ha mollato, che gli piace essere mantenuto, che comunque non crede in se stesso, e il dipendente imprenditoriale. Un dipendente che vuole fare carriera, un dipendente che magari un giorno vuole mettersi in proprio. Io aiuto anche i dipendenti imprenditoriali, che io considero in realtà imprenditori, non li considero dipendenti, perché questo volevo metterlo in chiaro. Magari mi segui e sei un dipendente, dici questo qui non mi sta parlando mai. In realtà sì, se mi segui e segui i miei contenuti e vuoi migliorare, vuoi di più, allora sono la persona da seguire. Se sei un negativo che giudichi e rompi le palle, sparisci da questa pagina, perché tanto alla fine sparirai comunque. Allora, come sempre do degli inviti a sparire dalla pagina, anche perché, come dicevo prima, ero in una call con vari studenti nostri. Se non sei polarizzato e non dici per chi sei e per chi non sei, le persone non capiscono quello che fai e non ti seguono. Questa è la prima legge dell'influencer digitale. Quando ero ragazzina ho cambiato il mio paradigma da studiare quasi nulla a studiare per arrivare al massimo dei risultati. E improvvisamente tutto quello che studiavo mi riusciva sempre al top, cambiando così quella che era la percezione, lasciandomi a volte stupita. Sono sempre stato un leader fino a 2 anni fa, ma poi adesso grazie a voi mi sto riprendendo la mia vita. Andiamo a vedere altri commenti. Urgenza di lavorare, la sensazione di ansia e paura di non farcela, dimostrare sempre qualcosa. Ornella, chi devi dimostrare qualcosa? Questo è il primo step. Perché devi sempre dimostrare qualcosa a tutti? Io ieri ho condiviso un video nel gruppo dei miei studenti che parla del fatto che i social media sono una droga al pari della cocaina. Cioè sviluppano una quantità di dopamina, che è una sostanza che ti crea piacere, che si libera nel sangue, pari alla cocaina. Quindi il dramma di oggi è che tu fai tutto per dimostrare ad altri che hai valore, ma nel tuo piccolo non hai mai quel salto di qualità, perché sei sempre dipendente da quanti like ti mette quello là fuori, da come ti giudica, da cosa ne pensa della tua nuova macchina, da cosa ne pensa delle tue nuove scarpe, il tuo vestito. Finché dipendi dal giudizio esterno sei fregato, non ce la farai mai. Ok, questa è una cosa importante che avevo da dire. Allora andiamo a vedere un po' di commenti. Giocavo a calcio ed ero anche bravo, volevo fare il calciatore professionista, ma a 16 anni ero già un leader.
Ho sempre fatto il capoclasse, poi 4-5 ragionieri. Quindi Danny, che io l'ho conosciuto personalmente, è uno dei miei studenti nel Mentor Program, un programma di 8 settimane dove ti trasformiamo letteralmente il modo in cui lavori nel web. Danny lo conoscevo, è un leader, quindi ogni cosa che fa, la sua immagine personale, anche se fallisce 10 volte, porta a ricreare una realtà di leadership. Ma cosa succede se tu non sei come Danny? Se tu non sei come Daniele, cosa succede? Se tu invece hai una bassa autostima e non riesci a uscire da questo circolo. Nella seconda parte di questo Power Hour ti dico esattamente come uscire dall'urgenza economica e sociale, da questo tunnel dell'insoddisfazione, vedere la luce in fondo al tunnel e finalmente tornare con il focus dentro di te e tornare a splendere per te stesso, non per gli altri. Ok? Allora andiamo a vedere un po', tantissimi commenti, sono veramente, veramente felice. Felice. Commentate, fatemi sapere. Ci sono 186 persone in diretta. Tu che la stai vedendo in differita su YouTube, magari sei da solo a vedere questo video, ma sappi che c'erano tantissime persone. A proposito, ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube, Fabio Gallerani Official, per vedere tutti questi show in replica e andare a cercare quello che ti serve. Parliamo di business, vendite, creare contatti, posizionarsi, creare il tuo brand e tanti altri argomenti che ho voluto mettere lì in maniera gratuita. E soprattutto trovi tutti gli episodi del Powercast, che è un podcast motivazionale che in realtà ti porta a sviluppare l'automotivazione, cioè come alimentare il fuoco che gira dentro di te senza bisogno di qualcuno che ti dice dai, ce la puoi fare, sei bravo, eccetera. Allora, prima di passare alla seconda parte, volete sapere qual è la soluzione a questo problema? Chi di voi ha una bassa autostima in questo momento? Fammi sapere nei commenti, scrivi io. Hai una bassa autostima? Ti senti bloccato? C'è qualcosa nel giudizio degli altri che ti sta fermando? Fammi sapere, scrivi io, senza paura, perché finché non lo dichiari sei fottuto, non ce la farai mai. Se non dichiari di essere in difficoltà, nessuno può aiutarti. Perché quello che ti rivelerò nella seconda parte di questo Power Hour è veramente interessante, veramente importante e ti porta a una soluzione pratica che puoi applicare da oggi e sono sicuro che avrai risultati. Nel frattempo vado a condividerti un video, il video famoso di quell'evento a Roma in cui ero sul palco, apro il mio libro, ci sono un paio di parole forti, così perché sai, quando io sono in live sono drastico, quando sono dal vivo sono anche blasfemo a volte, quindi perdonami se sei una persona sensibile, ma senza parole forti, poi alla fine non ti entra nella mente, ti esce da un orecchio. Quindi ci sono 192 persone in diretta, davvero grazie. Prima di far partire il video, ti chiedo una cortesia: condividi questo live, ok? L'altra volta non ce l'abbiamo fatta arrivare a 70 condivisioni. Se arriviamo a 70 condivisioni, sei nella mia lista, nel mio bot, ok? Ricevi messaggi su Messenger, a volte sono io, a volte è un messaggio automatico. Se commenti e condividi, ti mando un contenuto. Se riusciamo ad arrivare a 70 condivisioni, un contenuto proprio inerente a questo argomento. Ho preparato un podcast speciale, specifico per questo argomento che puoi ascoltarti, riassunto in 7 minuti. 70 condivisioni, mi raccomando, vai a prenderti questo contenuto. Purtroppo non sono solito a regalare contenuti facilmente, per questa ragione ti lancio questa sfida. Mando questo video e ci vediamo in diretta fra pochissimo per discutere e andare a vedere la soluzione a questo problema. Vado e parte questo video, vai! Allora, capitolo 1. Suona la sveglia, ti alzi un nuovo giorno. Per un attimo non hai consapevolezza di dove tu sia, sai solo che sei vivo, che esisti. Cioè, inizia così. Perché alla fine è vero, quando ci svegliamo la mattina, cioè per un secondo non sappiamo dove siamo, sappiamo che esistiamo, ma quando si ricrea quella realtà, a volte ci crea sconforto. Quanti di voi hanno sentito questo sentimento, cazzo, ma non mi piace quello che sto per fare? Quanti di voi, ragazzi, sinceri? Ok. E quindi questo libro parte così, capire dove sei, chi sei, ok? Finisce ad analizzare il dramma dell'urgenza, che sono due tipi di urgenza, c'è l'urgenza economica, che è quella in cui ci ingabbiano di brutto se non ci prepariamo, soprattutto se sei un neolaureato, ti trovi di fronte a un mondo in cui devi sbatterti.
ma comunque sei in urgenza economica, cioè c'è sempre qualche problema che ti impedisce di fare la strada che volevi fare, soprattutto se non hai una famiglia che ti appoggia nel percorso che vuoi fare. E quella sociale sono le altre persone, perché sembra che ci sia una malattia sociale che dice che entro 30 anni ti rompono il cazzo finché non ti dico: oh, allora ti sei sistemato, sto cosa fai nella tua vita? O sei un figlio? Oh, perché non sei fidanzato? Cioè, questo è un dramma che pressa le persone e le fa sentire sotto pressione, ma in realtà la vita, ragazzi, cioè, non è che finisce a 30 anni, va avanti. E questo l'ho visto in un sacco di universitari. Cioè, questo libro l'ho scritto soprattutto per le persone che escono dall'università e non sanno. Eccomi tornato in diretta, ragazzi. C'era anche l'outro della vecchia Olinners Conference di Cervia. Chi di voi era all'evento a Cervia che abbiamo fatto l'anno scorso, 28, 29, 30 settembre? Fammi sapere perché sicuramente ci siamo divertiti. Quindi, cosa ne pensi di quel video? Quel video ero io più di un anno fa, ok? Ero una persona diversa perché nell'ultimo anno ho avuto una crescita esponenziale. Se mi segui da più di un anno, puoi confermarlo. Un anno e mezzo fa mi occupavo di crescita personale, punto. Mi occupavo di argomenti che puntavano a risvegliare le persone, ma poi a livello tecnico, come professionista, non ero ancora come oggi, non ero ancora il professionista di oggi che può dire a un imprenditore esattamente: posizionati così, crea il tuo brand, attrai contatti, ecco come chiudi qualsiasi richiesta di info in vendita senza obiezioni. E questo ti dimostra che però è importante avere le idee chiare, è importante avere e sapere esattamente qual è la strada da seguire. Io quello che avevo capito esattamente era che avevo bisogno di trasmettere alle persone un messaggio di speranza, un messaggio che andasse a dargli la consapevolezza che si poteva uscire da una realtà che era stata creata a causa dell'urgenza sociale e dell'urgenza economica, che ha creato poi la realtà che stai vivendo oggi. Purtroppo ci vuole un certo grado di sensibilità per capire quello che ti dico in questo live, perché devi aver sperimentato diverse realtà, soprattutto le persone che si sono trasferite all'estero o che comunque hanno cambiato realtà durante la propria vita possono capire quello che ti voglio dire. Ed è molto importante. Se tu sei in diretta, hai cambiato città, sei andato a vivere da qualche altra parte, fammelo sapere nei commenti, fammi anche sapere come è cambiato la percezione di te stesso, la percezione della tua immagine personale e come questo ha avuto un impatto poi sulla tua vita lavorativa o anche personale. Fammi sapere, fammi sapere. Perché è importante, quel libro l'ho scritto con l'intento di aiutare quelli che non hanno fatto questo passo, quelli che sono ingabbiati in una realtà e sono bloccati in quella realtà, li chiamo vincoli dimensionali. Quello è il mio libro di crescita personale. Nel 2019 ne uscirà un altro chiamato All Inners, scritto da me, Matteo Pittaluga. Sarà veramente un bestseller, ne venderemo migliaia, abbiamo già migliaia di richieste e non abbiamo ancora aperto la prevendita, quindi prevedo veramente un grande successo, perché negli anni abbiamo capito che l'unica via per fare poi risultati tangibili era andare all in, cioè concentrarsi e non avere un piano B. Io ripeto una scena, anzi, forse ce l'ho qua, datemi un secondo, perché voglio ripetere una scena che ho fatto nel mio corso Authority. Ok, nel mio corso Authority, adesso qua non ho una penna, anzi, ce l'ho. Per chi non sapesse cos'è Authority, è l'unico percorso al mondo per diventare un'autorità nel tuo settore, eliminare i concorrenti e trasformare ogni richiesta di info in soldi. Nel primo modulo ho creato un video sul mindset, c'è un corso gratuito sul mindset dentro al corso Authority. Se sei in Authority, fatti sentire perché al prossimo evento ti faccio un regalo dal vivo. E ho scritto piano B. Non si legge, immagino, perché l'ho scritto con la matita. C'è scritto piano B, lo leggi? Fammi sapere nei commenti se leggi piano B. Ti rifaccio una scena parecchio apprezzata nel corso Authority. Quello che ho scritto: allora, tu potresti intraprendere una strada e poi avere un piano B. Io voglio che tu faccia una cosa: prende il piano B, questo è il piano B, e lo distruggi. Solo se distruggi il maledetto piano B, puoi farcela nel piano A.
Se hai un'alternativa non ce la farai mai, ok? Quindi cosa devo fare per uscire da questo tunnel dell'insoddisfazione e finalmente andarmi a prendere qualcosa che mi rappresenta, fregarmene degli altri? Quello che devi fare è intraprendere una nuova strada e togliere, ascolta bene, togliere il focus dall'esterno. Fino a quando io mi preoccupavo dell'opinione altrui, sei magro, non ce la fai, non ce la puoi fare, non hai mai risultati, non hai una ragazza, oggi sono sposato, l'unico tra quella gente lì sposato felicemente. Se io continuavo ad ascoltare questi individui al di fuori di me, come magari stai facendo tu adesso, avendo paura del giudizio dell'amico, parente, cioè tu chiunque ti circondi, sposta il focus dentro di te. In questo periodo ho un mentor spirituale, si chiama Dandapani, ok, è un nome abbastanza assurdo, è un monaco tibetano che è diventato il mio mentor spirituale. Questa persona mi mentorizza a distanza e mi ha insegnato a meditare in un modo molto particolare. Ovviamente qua ci sono dei guru della meditazione, qua non voglio andare nei dettagli, però da quando ho spostato il focus ancora più dentro di me, le cose vanno ancora meglio. Sembra che la vita vada al rallentatore, sembra che io sia in controllo di quello che succede ancora più di quanto lo ero prima. Quindi se io già ho raggiunto un livello elevato e riesco ad avere un focus dentro di me già da anni, cosa puoi fare tu nel primo step, guardandoti dentro e fregandotene degli altri? Cosa puoi fare? Quanto puoi migliorare la tua situazione spostando il focus da fuori a dentro, cambiando la tua immagine personale? Quanto può cambiare la tua vita? Quindi il primo step, caro amico, cara amica, caro amico e cari amici all'ascolto, il primo step è l'isolamento. Isolati. Ma se ho un marito che rompe le palle, isolati. L'energia fluisce dove fluisce la tua attenzione. Se lui è un frustrato e tu gli dai energia, assorbi la sua energia. Dicono addirittura di non abbracciare le persone che hanno un'energia negativa perché tu la assorbi. Se sei circondato da gente negativa al lavoro, isolati. Fai finta che non esistano. Sei tu il centro dell'universo. Poi capisci e ti formi e riesci ad arrivare a una soluzione per allontanarti da quella situazione. Ma se sei in una relazione tossica e non hai il coraggio di lasciarla andare, non posso aiutarti. Il primo step è isolarti da tutto quello che ti danneggia. Metterti una cappa antiradiazioni da tutto quello che ti danneggia è l'unico modo per fare questo passo, il passo nel tuo potere. Il fatto di isolarsi, primo step, non hai autostima, assorbi il giudizio degli altri, primo step, staccati, isolati, porta il focus all'interno, ok? Vado a leggere un po' di commenti. 194 persone, sono isolato da persone negative. Esatto, ho sposato il focus fuori e dentro, l'unica via, è vero, sto meglio quando sono da sole, maledettamente vero, è vero, mi fa piacere che vi piace. Hai mai fatto mindfulness? Laura chiede. In realtà, Laura, ci sto pensando, non, io allora mi chiedono, tu hai studiato PNL, non so neanche cosa sia, hai mai studiato mindfulness? Non so cosa sia. Io vado molto a sensazioni e a verità. Quindi quando ispiro le persone non so cosa sia la PNL, magari se lo sapessi sarei ancora più forte, ma non credo nell'applicare tecniche artificiali nel risvegliare le persone e il loro potenziale. Però mindfulness mi sembra che sia una cosa interessante, non mi sono avvicinato perché il mio mentor mi ha detto impara a meditare, punto. Questa persona, ragazzi, è un'autorità nel suo settore, si chiama Dandapani, è uno degli speaker più pagati al mondo, nel mondo della meditazione e nel mondo della semplicità nella meditazione. Lui dice che quando mediti devi avere un obiettivo e non solo chiudere gli occhi e isolarti. Quindi è un viaggio spirituale dentro di te che puoi fare da solo, ma se hai un mentor è molto meglio. Io non sono un mentor spirituale, però insomma diciamo che sono più spirituale di tanti altri personaggi che mi circondano. Sono spirituale perché ho fatto un viaggio
interiore molto intenso e posso aiutarti a fare lo stesso. Chiaramente mi occupo anche di farti fare i soldi, perché io non credo nel cambiarti la vita solo a livello spirituale. Purtroppo poi esci nel mercato e hai bisogno di un Fabio Gallerani che ti dice così si fattura di più, così devi fare per non chiudere la sala cinesca. Qui in live c'è Claudia Bellan, che saluto, con il suo team, grandissima imprenditrice con vari centri benessere. È partita da una situazione ultra difficile e adesso, grazie magari al seguirmi, ad essere la mia cliente privata, abbiamo fatto un sacco di coaching e in tutti i programmi che abbiamo, mentor, fa tutto, ma fa azione. A parte che insegna yoga a livelli assoluti, quindi Claudia, tu il viaggio interiore l'hai già fatto e quello sicuramente è l'arma segreta, perché io vedo anche imprenditori che si avvicinano e vengono: Fabio, mi fai fatturare 10.000 euro in più al mese? E la risposta è sì, ma tu riesci a reggere le vibrazioni dei soldi? Perché se tu non sei una bestia energeticamente, e se non lo sapevi, tutto è energia e tu sei un'energia, tu sei energia e i soldi che attrai vengono attratti dalla tua energia. Tutte le persone di successo hanno un'energia superiore, te ne sei mai accorto? Hai mai visto persone di successo depresse? Il momento in cui si deprimono è il momento in cui perdono tutto. Il momento in cui calano la loro energia magnetica è il momento in cui perdono tutto. Quindi la risposta è: imprenditore, professionista, dipendente imprenditoriale, posso aiutarti? Sì. Ma se non applichi questi concetti che ti regalo gratis ogni lunedì, vai a vedere su YouTube decine, centinaia di video su questi argomenti nei dettagli. Nessuno sul web al mondo parla di sta roba con questa praticità. Fabio, ma non dovevi essere umile? L'umiltà è la più grande palla che ti hanno insegnato nel percorso diventare chi vuoi diventare. Non devi neanche dimostrarlo agli altri. Quindi umiltà nel guardarti dentro e capire che sei il numero uno, ok. Ma umiltà nel dire agli altri che non vali un cazzo, non va bene. Quindi riscrivi il modo in cui vedi la parola umiltà e non farti fregare dal giudizio altrui di persone che vogliono che tu non ce la faccia. È un'altra cosa, è un'altra roba. Mi raccomando, eh. Ripeto, tutti questi live non sono preparati, a parte i macro argomenti, e tutto quello che ti dico viene dal cuore. Non ho un video di fronte dove leggo ogni frase, non credo. Io, se dovessi leggere ogni frase, non potrei ispirarti, non potrei darti un messaggio energetico. Ti potrei dare un messaggio schematico che non ha senso, non serve a niente. Allora andiamo a vedere 197 persone. Andiamo a vedere un po' di domande. È la consapevolezza di se stessi che stai facendo qualcosa, devi essere presente nel qui ed ora, giusto? Vabbè, piatti, è vero, grande Laura, mi fa piacere Laura. Ti seguirò, Laura, diventi magari la mia mentor di mindfulness, ho veramente bisogno di una mentor in quell'argomento. Io, ragazzi, quando studio un nuovo argomento non vado da solo, è il più grande errore che puoi fare, devi andare da uno che ne sa a tronchi, che ha già fatto quello che insegna, occhio, guarda dove vive, guarda che risultati ha avuto e poi segui la sua dottrina, segui quello che dice. Se non ha mai fatto una lira, se non ha mai fatto un risultato, se non vive la vita che vuoi vivere, non è il tuo mentor, non seguirlo. Quindi focus interno, isolamento, e finalmente ti viene un'idea, dici: cavolo, forse ce la posso fare. E a quel punto intraprendi una nuova strada. Ma se in quel momento non sei isolato, arrivano le opinioni, i giudizi di quelle persone famose che ti hanno sempre considerato diverso. L'immagine che tu hai nella loro mente non cambia, ricordati questo. L'immagine che tu hai nella mente delle persone che ti hanno visto in un certo modo non cambia e non deve cambiare. Sei tu con i fatti che la cambi. E se non riesci a cambiarla, chi se ne frega? L'errore più grande che puoi fare è cambiare la percezione di te negli altri obbligatoriamente e in fretta, pressando. No, ma sono una persona di successo, no, ma ce l'ho fatta. Chi se ne frega? Non devi dimostrarglielo, anche perché non ti diranno mai bravo, anzi, gli starai sulle palle, capisci? Quindi, ti è mai capitato che hai un'idea,
La applichi, arrivano le persone, giudizio, ti provano a fermare. C'è qualcuno che ha provato a fermarti? Fammi sapere nei commenti. Commenta a raffica, questo è un live veramente fatto con il cuore. Oggi è un giorno di festa, siete in tantissimi in diretta, veramente. Io ti faccio i complimenti perché non è da tutti. Parlavamo prima nella call con i nostri studenti, io e Matteo, parlavamo di come ci siano persone che devono fare certe cose nei giorni di festa, poi il giorno dopo tornano a essere negative. Che senso ha? Guardati dentro, mi aiuta questo nel mio percorso o no? Chiaramente devi condividere tempo con la tua famiglia, devi stare bene insieme, ma evita di aggrapparti ai gruppi che ti denigrano, che ti buttano giù solo per appartenere a qualcosa. È meglio essere da soli che mal accompagnati, la cosa è la miglior frase che potevano inventare. Andiamo a vedere un po' di commenti. Bam! Sempre ogni giorno, assolutamente sì. E come gli rispondi in questo momento? Ci sono persone chiaramente qua che sono miei studenti e sanno esattamente come rispondere a queste persone, e ci sono altre persone che invece si lasciano influenzare. Tu come rispondi quando qualcuno ti giudica? Quando qualcuno ti dice: ma tu non sei così, cosa stai facendo? Torna nella realtà, torna nella cruda realtà. Senti, parla per te, perché ognuno vive la sua realtà, ognuno vive dentro di sé, non vive fuori. Se tu vivi col focus fuori, sei uno di quelli che va su Facebook a cercare il like per attivare la dopamina e diventare drogato di questo aggeggio. Oggi giravo qua per Dubai e ci sono un sacco di lavoratori indiani, e il colmo è che queste persone guadagnano 200 euro al mese, e questo è una cosa, un altro argomento che non tocco qua perché si sarebbe da fare un film su come certe persone siano sfruttate a guadagno di altre, ma questo è proprio un argomento che purtroppo è così, la vita è, non so cosa dirti. Queste persone però trovano i soldi per andare su Facebook. Io passavo di lì, 200 euro al mese, si spaccano tutto il giorno sotto il sole e stanno tutto il giorno. Io ho visto cosa c'era nello schermo, scrollavano Instagram. Siamo in un momento tragico in cui tu cerchi l'approvazione esterna 2600 volte al giorno. 2600 volte al giorno. Quindi quando è che dedichi tempo a te stesso per arrivare al successo? Il successo arriva quando ti isoli dagli giudizi altrui, quando trovi un'idea e vai all in e vai dritto verso l'obiettivo, se no non arriva mai. E per concludere, devi fare una cosa che molti non sono disposti a fare: lasciare gli altri indietro, lasciare le persone indietro, anche le persone a cui vuoi bene, la tua famiglia. Io ho abbandonato la mia famiglia 9 anni fa, li vedo poco. Il mio mentor dice: non ci sono più anni della tua vita che ti mancano, ci sono volte che tu potrai fare qualcosa. Se tu vivi all'estero e sei lontano dalla tua famiglia, sai cosa intendo. Ci sono volte che potrai andare a vederli, ci sono volte che vedrai magari i tuoi nonni per l'ultima volta, ci sono volte che tu torni nel passato e potrai fare qualcosa. Ci sono sacrifici da fare. E sai qual è l'obiettivo e il premio più grande che io ho avuto in questi 9 anni? Aver lasciato la famiglia, aver lasciato la sicurezza per perseguire l'abbondanza, e dopo 9 anni, 1° agosto, mia madre va in pensione, 10 anni in anticipo. Perché? Perché sono riuscito ad avere un magnitudo di successo così elevato, dal passare dall'essere un povero senza un futuro a fare 30-50 mila euro al mese netti per poter mandare in pensione mia madre. Quello è stato il mio perché più grande, perché mio padre sapevo che andava in pensione prima di lei, e lei avrebbe avuto 8-9 anni in cui andava a lavorare, in cui ha lavorato durissimo mia madre, e a quel punto ho detto: questo non può succedere, se devo avere successo devo avere un grande perché, e il perché è stato questa grande impresa che siamo riusciti a realizzare. Quest'anno, il 1° agosto, finalmente andrà in pensione, prima dei 60 anni, paradosso totale. Quindi devi lasciare indietro gli altri e devi tornare ad aiutarli, ma aiuta solo le persone che ti hanno supportato. Purtroppo dovrai lasciare indietro tutti, tutti, nessuno escluso. Non puoi
fare un favore a una persona, fai più un favore a una persona se lasci indietro quella persona e poi torni ad aiutarla veramente. Purtroppo viviamo in un mondo economico che è basato su un'economia spietata, che ti mette in urgenza. E il fatto che tu possa battere questa urgenza dipende solo da quanto sei disposto a lasciare oggi quello che hai per tornare indietro e prenderti tutto. Questo live è stato creato dal cuore, ok? Non è stato preparato. Ho preparato solo i macro argomenti perché ho voluto dirti la verità. Spero che tu l'abbia apprezzato, condividi questo live, ok? Perché se ogni lunedì vado in diretta è per te. Perché al di là del fatto che posso essere il tuo mentor, puoi pagarmi come imprenditore per fatturare il triplo, ok. Ma questi contenuti sul mindset, sulla crescita personale te li do gratis. Perché voglio avere un impatto nella tua vita a lungo termine. Così quando ce la farai veramente, ti ricorderai di me. Questa è la più grande soddisfazione che mi puoi dare. Fammi sapere dei suoi successi. Fammi sapere quando qualcosa cambia, perché lo faccio per te. Ok? Allora andiamo in chiusura. Sempre una valanga di gente. Davvero grazie a tutti per essere stati con me. E per chi è venuto agli eventi, il 5-6 ottobre a Milano faremo l'All Inners Conference, chiama All Inners perché All Inners è il movimento di persone che ha un obiettivo, quello di non mollare mai e farcela. E il piano B purtroppo non te lo posso più far vedere perché l'ho strappato, quindi tutte le persone che saranno presenti a quella conferenza sono persone che hanno deciso di stracciare il piano B. Anzi, ti prometto che faremo una cosa a quell'evento. Quando sarà il mio turno, salirò sul palco e darò ad ognuno di voi un pezzo di carta con scritto piano B e lo strapperemo tutti insieme. Saremo 500 persone che stracciano il piano B e lo buttano per terra. Perché solo se vai all in, te ne freghi degli altri, ti isoli, lasci indietro chi ami e torni ad aiutarlo, potrai farcela veramente. Se no, tutto il resto sono chiacchiere inutili che non ti portano da nessuna parte. Io sono Fabio Gallerani, grazie per aver visto questo live, questo è il Power Hour, un'ora dedicata alla tua crescita personale e professionale per andare là fuori, applicare istantaneamente ed avere risultati misurabili in tempi brevi. È stato un piacere, ci sono state tantissime persone collegate. Vi prometto che vado a rileggermi tutti i commenti perché voglio vedere cosa avete scritto. Mi raccomando, arriviamo a 70 condivisioni così posso farvi questo regalo. Ho registrato questo audio ieri in studio per darti questi contenuti di un'ora in 7 minuti in un audio, in un podcast che può realmente darti e avere un impatto nella tua vita serio e credibile. Ti mando un abbraccio e a presto. Mi raccomando, non mollare perché non hai alternative e vivi il tuo potenziale perché ne vale la pena. Ciao!